Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di come sta procedendo l'acquario marino e di che cosa ho voluto inserire. Adesso lo vedete qua, ho inserito un altro pagliaccetto per fare un po' di compagnia a quell'altro e quindi creare diciamo una sorta di coppia. Ho visto che il sistema reggeva comunque ancora nitrati e fosfati, allora ho deciso di inserire anche il primo SPS, che è un SPS abbastanza semplice perché ha i polipi un pochino più grandi degli altri e poi comunque tollera anche un lieve sbalzo di nitrati e fosfati, basta stare attenti al KH. Per quanto riguarda invece le alghe dell'altra volta, diciamo che le filamentose sono praticamente regredite, sono rimaste un pochino di cianobatteri, ma quello è normale, la maggior parte delle volte è perché si formano in zone di poco movimento, però vi do un consiglio diciamo per i cianobatteri, che è quello di alzare gli ultravioletti e quello di abbassare il rosso, perché i cianobatteri proliferano se c'è un'alta radiazione infrarossa, perché si sono sviluppati a suo tempo, sono fra le prime specie viventi, sono pioniere e hanno colonizzato la Terra quando la radiazione infrarossa era quella predominante. Ma adesso andiamo a vedere come sta procedendo il sistema e i coralli, il loro rate di crescita più da vicino. Fra i primi esseri viventi che hanno colonizzato il benthos, diciamo lo strato inferiore, la sabbia dell'acquario, possiamo trovare dei policheti, come in questo caso, che penso che sia una sabella, che diciamo con le sue frange piumose cattura il detrito organico in sospensione. Successivamente si può notare che lo strato di sabbia ha raggiunto il suo grado di maturazione ottimale dal colore scuro che indica una proliferazione batterica. Tra i coralli diciamo nuovi arrivati che ho inserito da poco c'è anche questa goniastrea palauensis, che ha un buon ratio di crescita se esposta a una giusta luminosità. Io penso che sia una media luminosità quella giusta. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'alimento una volta a settimana. Xenia e Eufilia invece stanno crescendo abbastanza bene. L'Eufilia avrà dei rigonfiamenti e rimarrà chiusa spesso quando inizierà la divisione dei calici, generalmente fanno così. Le Ricordea e la Goniopora stanno crescendo, soprattutto quella verde sta iniziando a tirare fuori i polipi come si deve, quella rossa ha finito la sua acclimatazione. È importante tenere una corrente lieve sulle goniopore, non troppo turbolenta, non troppo forte. Per quanto riguarda invece l'escolimia, il ratio di crescita è sempre diciamo costante perché vanno alimentate, dato che io tengo il KH intorno a 10 in questo acquario, perché mi servirà soprattutto per il corallo duro che vedrete dopo. Comunque le scolimia vanno alimentate se tenete un KH alto, perché avranno fame e quindi inizieranno a perdere tessuto se non li alimentate. Per quanto riguarda gli zoanthus, quello verde si è ripreso del tutto, quello a destra, quello rosso al centro sta iniziando a fare anche altre bocche e le altre due si sono acclimatate, quello rosso alla fine l'ho spostato un po' più in su in modo tale da fare diciamo una composizione anche un po' che si limiti una vicenda, perché gli zoanthus in genere andrebbero messi in una roccia staccata dalla rocciata perché possono essere diciamo un po' invadenti quando prendono troppo. Le caulastrea invece stanno iniziando a riprendersi abbastanza, direi che il calice soprattutto di quella azzurra si sta dividendo, gli altri invece non mostrano più segni di sofferenza come all'inizio, per cui diciamo che si riprenderanno. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Ho inserito anche questo corallo che si chiama Trachifiglia, che ha un ratio di crescita molto lento, per cui colonizzerà questa roccia diciamo in tanto tempo. Pensate che probabilmente questa Trachifiglia avrà sui 5 anni, per cui crescono veramente lentamente, se andate a leggere qualche articolo a riguardo. L'SPS che ho inserito in questo momento è questa Seriatopora Caliendrum. Ho visto che i nitrati e fosfati comunque erano sempre vicini allo zero, questo SPS diciamo, l'ho detto all'inizio del video, che li tollera discretamente. Le punte sono bianche, per cui significa che sta calcificando, che sta bene, il tessuto sotto va bene. L'importante è stare attenti a magnesio, calcio e KH. KH io lo tengo intorno al 10, l'ho detto prima, e magnesio e calcio intorno diciamo 450 e magnesio 1350 mg litro. Il ferro e lo iodio sono importanti aggiunte. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito. Ci vediamo alla prossima.